Buongiorno amici, eccoci qua, siamo di nuovo in cammino questa mattina, sono le 6, partiamo da Tui per Rotondella. Questa è la cattedrale di Tui, ce la lasciamo alle spalle. Oggi è una tappa un po' dura, 32 km, comunque. C'è un po' di nebbia. Andiamo bene giù? Scusa, per andare dove dobbiamo andare andiamo bene? Ah ok. Hola! Hola, buonia! Abbiamo fatto 16 km, dove siamo? Siamo a Cancello Oporrino. Siamo a metà strada, perché oggi facciamo sui 35 km, quindi ne mancano 18-19. Niente, siamo alla ricerca di un bar, abbiamo da poco lasciato una comitiva di Milano, molto simpatici. Però noi non ci fermiamo qui perché qui siamo troppo in troppa città, troppo casino, noi ci piacciono i bar in silenzio, in mezzo alla notte. Quindi abbiamo visto che fra 4 km c'è un bel bar in campagna, quindi ci fermiamo. Seguitiamo. Ciao. Allora, questa mezz'ora di riposo ci proprio voleva, con questo sole alla grande. Questa mattina eravamo partiti con la nebbia, però il sole regge. È la prima giornata di sole pieno che prendiamo. Ci siamo fermati in questo piccolo ristoro, adesso gli facciamo un bel boccadillo. Stiamo facendo nel frattempo una birra con un aperitivo e poi vediamo. A giù, ma gli abbiamo chiesto un panino, guarda che ci ha portato questa. Qua stiamo bene fino a stasera a mangiare. Questi sono i panini del camminatore. Mamma mia. Vabbè, ci sacrifichiamo, oggi, dai. Ok, buon appetito. Dai Giulio, siamo arrivati a Moss. Siamo a Moss, un bel paesino. Diamoci una mossa. Piccolino ma carino, guarda che bello che è giù. Vamos. Oh, eccoci, finalmente siamo arrivati. Oggi è stata bella e tosta, eh? Questo è il nostro albergo. A voi, Regina. Bene, entriamo. Oh. Questo è il nostro albergo di oggi. Noi siamo stati un po' fortunati, siamo qui sugli isoletti. Come vedete c'è la struttura con altri letti, eccole. Oggi non ci proprio controlliamo, è giù, abbiamo la fame, abbiamo ordinato i panini, guarda che ci hanno portato, poi ce lo dobbiamo mangiare. Eccoci qua, dopo un meritato riposo siamo di nuovo sulla strada del cammino. Dove arriviamo oggi, Giulio? Oggi partiamo da Rotondella e arriviamo a Pontevedra. Quanti chilometri? Saranno 20, però. Sì, 20.
che noi allunghiamo poi, un po'. Poi arriviamo a 30, 35, vabbè, pure 40 facciamo. Vabbè, diciamo 20, dai. Va bene, allora tutti... Ieri com'è stata? Ieri è stata una giornata un po' calda, troppo calda, però... È dura, eh? È dura, sì. Vabbè, dura. Dai, l'abbiamo fatto, vabbè. Va bene. Come si dice? Dai, salutiamo. Ortega! No, in spagnolo. Ah, Ultrea! Etsuseia! Yesterday! Agi, che stai a fare? Sto giù, abbiamo fatto adesso un razzo, abbiamo fatto 250 metri, già staccando, fa me riposare. Madonna, 250 metri, vabbè, io comincio andare avanti, vado a 400, poi ci vediamo là. Ciao, ciao. Buonasera, grazie. Buon cammino. Rosa, la giornata di sole, l'aria serena, dopo la tempesta. Otra, otra, otra! Ma c'è largo che passavo voi, i giovanotti desta Roma bella, se ragazzi fatti col pennello, e le ragazze famo innamorà, e le ragazze famo innamorà. Oggi tappa bagnata. Ora la butta che la butta. E Giulio fa il bucato, e Giulio fa il bucato, e Giulio fa il bucato, e Giulio fa il bucato. Buongiorno, stamattina partiamo proprio con l'acqua, partiamo.
Oggi da Pontevetra arriviamo a Caldas Drei. Speriamo che non sia tutta acqua. Che non sia una giornata umida. Almeno un po' di vino. E ci dirigiamo sulla strada per Caldas Drei. La giornata, come abbiamo detto, non promette bene. La città si sta svegliando e noi siamo un po' assonnati. Andiamo bene giù? Ci facciamo tutto sto porticato. Ci fermiamo qui a prendere da pausata del Pellegrin un po'. Facciamo un caffettino. Un caffettino. Repeteo, vai. Buongiorno, italiano. Brava. Bravo. Brava, la signora sta imparando l'italiano. Ecco Giulio che ordina la colazione. La signora già parla italiano. Buongiorno. Un'impanata. Buongiorno. Buongiorno. Un'impanata. Allora, guardate qui in Galizia i cimiteri come sono. Stanno lungo la strada, tutto aperto. Ecco il cimitero. Come vedete stiamo entrando a Caldas Drei. Il paese sembra molto carino. Qui c'è la chiesa. Cerchiamo il nostro albergo. Ormai ci dovremmo quasi stare. Ah, ecco qui il nostro albergo. Ebbene amici, dopo 8 giorni di cammino a mettere piedi in queste acque termali caldissime, non sembra vero. Qui a Caldas Drei c'è questo portalile delle pellegrini dove tutti possono mettere i piedi a mare. Voilà! E grazie. Grazie. E tutti ci salutano, vabbè ma ci conoscono, no? Non mai capito di dare una voce. Ah G, ma che stai a fare? Questi non vedono, ma io lo sento. Vabbè.